incontri, dibattiti e confronti ed ancora spettacoli, mercati, esposizioni itineranti dei sapori di Sicilia, laboratori del gusto e tant'altro nel centro storico di Mazara del Vallo. E questo è il positivo bilancio di Slow Sea Land, la prima edizione della 3 giorni dedicata al pescato siciliano e alle produzioni di eccellenza dell'agroalimentare paese del Mediterraneo, che ha visto la straordinaria presenza di oltre 15.000 persone. La rassegna voluta da Giovanni Tumbiolo, presidente del distretto produttivo della pesca COSVAP, si è tenuta sotto l'egida dello Slow Food Italia, dell'ICE, del Comune Mazara del Vallo e della Regione Sicilia, assessorato alle risorse agricole e alimentari che l'ha finanziata. Nel caso della pesca, il percorso sia quello di partire dal basso, di regionalizzare, di puntare sui distretti, puntare sui territori, mentre l'agricoltura in qualche modo trova fondamento giuridico e politico nei regolamenti comunitari, quindi il meccanismo di governo dei due comparti è diverso. Questo è un primo punto fondamentale che questa mattina abbiamo ribadito, avendo la regione siciliana fatto delle scelte precise verso la distrettualizzazione, che è già in una fase avanzatissima e tra le regioni più avanzate d'Italia sotto questo profilo. E così come sono un punto importante le condizioni della pesca, le forme attraverso cui mantenere in campo la marineria siciliana, che è fortemente penalizzata dai costi di gestione che sono in fortissimo aumento, non ce la fanno a stare sul mercato, a passo sul mercato, i sacrifici che si fanno sono enormi. Credo che la conferenza della Commissione delle politiche agricole e della pesca delle regioni possa dare una mano a meglio precisare questi passaggi, può contribuire molto a questa battaglia di sviluppo e rinnovamento della pesca anche siciliana, con una politica attiva, con una presenza attiva, che la regione siciliana, che è una delle regioni più importanti del settore, comunque ha sviluppato e deve continuare a sviluppare. La 3 giorni Mazara del Vallo ha dato anche la possibilità di far conoscere la tradizione dei grandi pescherecci e di porre sul giusto tavolo la questione della sostenibilità di una pesca moderna in perfetto equilibrio con la tutela delle risorse ittiche. La Sicilia, per storia millenaria, savoir-faire e contaminazione con i popoli del Mediterraneo, rappresenta un crocevia importante. Per la centralità del cibo, Slow Food ha tenuto l'ultimo consiglio internazionale a cui hanno partecipato circa 50 rappresentanti di 14 paesi diversi. Il cibo infatti non può essere considerato alla stessa stregua di altre merci. Occorre agire sui comportamenti individuali per restituire valore ai prodotti della terra e del mare, unici ed insostituibili elementi della catena biologica dell'umanità. Credo che la logica della diversificazione della produzione contro l'omologazione sia sempre quella vincente. L'approccio seguito nella tipicità delle produzioni agricole può anche essere validissimo per la tipicità del pescato. Non dimentichiamo che oramai tanti banconi del supermercato sono pieni di pesce che viene dal Sud America, che viene dall'Australia, che viene da tutti i mari del mondo. Credo che i pesci del Mediterraneo, con il loro gusto e il loro sapore, meritano sicuramente una valorizzazione più appropriata. Poi ben abbinati con i nostri olivini sarà sicuramente un valore aggiunto. Slow Food, lei è stato il precursore, da direttore assessore dell'agricoltura ha dato impulso alla nascita dei presidi. È una politica che intende portare avanti? Circa 10 anni fa nessuna di queste produzioni aveva dignità e valore di mercato. Oggi moltissimi già hanno non solo riconoscimento nazionale e internazionale, vengo da una recente iniziativa a Italy, New York, moltissimi presidi siciliani già presenti, è sempre il valore del territorio e dell'eccellenza che alla fine va incontro al mercato anche in tempi di crisi. Perché la Sicilia ha questo grande patrimonio? Tutti i popoli che sono passati alla Sicilia e la grande varietà di clima e di suoli e soprattutto di capitale umano ne hanno determinato questa grande ricchezza, offerta differenziata che ne costituisce un valore che sotto il nome Sicilia tutti il popolo e il consumatore del mondo possono capire benissimo.
Per 3 intensi giorni a Mazara del Vallo si sono incontrati i massimi esperti al mondo della pesca del Mediterraneo, nonché i delegati dei paesi rivieraschi, Algeria, Libia, Marocco, Mozambico, Tunisia e Turchia. Sul tavolo le problematiche legate alla pesca, allo sfruttamento del mare e della gestione delle sue preziose risorse ittiche, il futuro del mestiere del pescatore, la salvaguardia dell'ambiente marino ed ancora la cooperazione transnazionale. Il tutto con il chiaro obiettivo di individuare regole certe e comuni per la civile e pacifica convivenza degli equipaggi impegnati alla pesca nel Mediterraneo, quindi il rilancio del settore per nuove logiche di cooperazione e di condivisione. Negli ultimi 4 anni l'associazione ha segnato presenza in 170 paesi del mondo, quindi abbiamo bisogno di rinnovare gli organismi, di avere una rappresentatività planetaria e di affrontare le tematiche del cibo e la centralità del cibo come elemento fondativo di una nuova politica in campo alimentare, perché stiamo perdendo la fertilità dei suoli. Il problema della perdita delle risorse e dei beni comuni sta diventando impressionante. La stessa riunione di oggi che si tiene qui sulle tematiche del Mar Mediterraneo è una riunione in presenza di un ammalato grave, molto grave. In più aggiungiamo che stiamo perdendo biodiversità a livello planetario, non ci sono più contadini e nello stesso tempo abbiamo uno spreco alimentare di proporzioni inimmaginabili. Ogni giorno nella nostra Italia si buttano via 4.000 tonnellate di cibo. Questo nel momento in cui in altre parti del pianeta si muore di fame. Il report Pesca 2011 sullo stato di salute del settore ittico in Sicilia, presentato durante Slow Sea Island a Mazara del Vallo, rappresenta un momento di forte crisi, 81 battelli dismessi e 2.000 posti di lavoro persi. Occorre cambiare anche alcune direttive comunitarie, miopi e improprie, per il rilancio del settore della pesca e dell'agroalimentare mediterraneo. Il bilancio della prima edizione di Slow Sea Island è più che positivo, avendo fatto registrare un fiume di presenze di addetti ai lavori, delegati esteri, esperti, ricercatori, istituzioni, imprenditori, ma anche visitatori provenienti anche dal Medio Oriente e dal Nord Africa. La manifestazione si è chiusa con la sigla di un accordo di cooperazione tra il distretto della pesca e il gruppo interprofessionale di prodotti della pesca GIP della Tunisia, con cui si è condiviso un percorso comune nella gestione del mare e delle risorse ittiche che rispondono a logiche di cooperazione e regole tra i vari paesi rivieraschi. La globalizzazione non ha certo favorito le produzioni di qualità, anche nella pesca si registra prodotto da altri paesi non europei che giungono a bassissimo prezzo, mettendo in crisi quella che è l'impresa originaria siciliana e del nostro paese. Non si può fermare il vento con la mano, la globalizzazione ormai è per tutti e per tutto. E fermare le importazioni, la circolazione dei beni e dei servizi è contro la storia. Bisogna invece agire in modo local, quindi valorizzare a livello globale ciò che di buono esiste a livello locale. Le nostre produzioni locali sono produzioni di eccellenza e di alta qualità, bisogna fare sì che vengano conosciute. Non basta più il savoir-faire, ma è molto più importante oggi il faire savoir. Cioè non basta il saper fare, il saper produrre, ma bisogna saper far conoscere, trasmettere l'identità, i prodotti che vengono da un territorio e quindi identificare questi prodotti non solo in termini di tracciabilità, di rintracciabilità, quello lo diamo ovviamente per scontato, ma far conoscere ciò che c'è dentro e dietro ogni prodotto. Questa è la vera nostra grande forza, deve diventare una ricchezza se la sappiamo comunicare. Vi ringrazio se lo farete anche voi in questi giorni. Grazie. Ora occorre lavorare insieme nel rispetto del mare e delle risorse, nonché dei pescatori e delle rispettive etnie, su nuove leggi e regolamenti comuni a tutti i paesi rivieraschi del Mediterraneo. Da qui dipende il futuro del settore e il rilancio della pesca e dell'agroalimentare.
tematiche ben accolte dal forum e pare ad unanimità condivise dai rappresentanti dei paesi di Viareschi, che mirano l'istituzione di politiche lungimiranti condivise da tutti i soggetti coinvolti dalla filiera ittica.